Salve a tutti amici, ben ritrovati. Nello scorso video abbiamo visto il primo castello, il primo tempio, dove abbiamo sconfitto il primo boss e preso il primo frammento. Allora, adesso dovremmo andare dove c'era il saggio, dentro a quella specie di bottega. Vabbè, ok, però stupenda la musica di Zelda. Attenzione, attenzione, bastardo. Ok, quindi qua vedete questa bottega qua, entriamo e parliamo con il saggio. Così ha conquistato l'amuleto del coraggio. Bene, ti rivelerò parte della leggenda. Alcune generazioni addietro, il regno di Ilia era protetto da alcuni nobili eroi, chiamati Cavalieri di Irule. Proprio loro erano i guardiani dell'amuleto del coraggio. Disgraziatamente dovettero combattere fino alla morte nella guerra contro il male, che fece seguito alla creazione del sigillo dei sette saggi. La profezia vuole che fra i loro discendenti nascerà un eroe. Voglio credere in te, amici. Ora devi ottenere gli altri due amuleti. Prendi questo e portalo con te. È un tesoro che i saggi tramandano in generazione in generazione. Prendilo. Come vedete ci dà le scarpe, i calzari per correre. Ora puoi effettuare un devastante attacco in scatto. Tieni premuto il tasto R. In una grotta sulla riva est del lago Ilia è nascosto un prezioso strumento. Cercalo. Questo strumento poi lo vedremo in seguito. Però vedete che adesso abbiamo le scarpette per correre. Abbiamo 6 bombe, quindi qua possiamo aprire. Ok, prendiamo i cuori, mettiamo le bombe, rimettiamo l'arco. E vedete che si apre un passaggio con 3 forzieri. Apriamo. Hai trovato alcune bombe, puoi raccogliere e lanciare le bombe che hai piazzato. Premi il pulsante R, ok. 50 rupie e 50 rupie, molto comodo. Allora, adesso, come ci ha detto il saggio, allora, andiamo a vedere la mappa. La mappa ci dice che noi siamo lì e dobbiamo andare. Allora, un primo frammento si trova qua, un altro amuleto. E lì si trova la spada, come potete vedere, e qui l'altro amuleto. Allora, noi dovremmo andare dove c'è il deserto, quindi a fare il secondo amuleto, il secondo castello. Però lui ci ha detto di andare a prendere lo strumento che hanno nascosto i saggi, che si trova qua, in questa parte qua dove c'è il lago. Adesso io non mi ricordo se possiamo passare di lì. Direi di andarci a dare un'occhiata, visto che comunque siamo a buon punto. Allora, così vediamo anche di che strumento si tratta. Quindi direi di... Vabbè, entriamo qua che intanto ci fa... No, no. Cuori ce li ho tutti, niente. Dai. Ok. Andiamo giù, vediamo se di qua si può passare. Perché adesso non mi ricordo la strada esatta. No, qua non possiamo andare perché ci servono, appunto, ci serve lo strumento che serve per andare sull'acqua. E quindi niente. Vabbè, ok, però. Dai, su. Ok, perfetto. Facciamo un po' di tagliaerba, ok. Attenzione a quei cosi che sparano
Quelle le palle di fuoco, ancora guardie. Vabbè. Ma dai, ma... Ok, via via. Abbiamo pochi cuori. Ma maledizione. Entriamo qua in questa grotta. E io direi di comprarci un po' di cuori, va. Ok, va bene così. Oh, qua non possiamo andare perché c'è l'acqua, come potete vedere. Ma perché? Chi è? Purtroppo con la tastiera si fa molto molto fatica. Entriamo qua. Il mago, no, non mi interessa il mago. Andiamo giù. Ma no, dai. Cazzo. Niente, torniamo su. Via, 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 via. Via, 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 via. Via, 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 via. Andiamo via da qua. Maledizione. Facciamo una cosa, apriamo qua che ci dovrebbe essere. Ci dovrebbe essere la fatina là dentro che ci cura. Sono stato fortunato. Lenirò le tue ferite, alleverò le tue fatiche ad occhi chiusi. Lasciati andare. Ok, curiamoci. Possiamo continuare. Ma dai. Andiamo giù, 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 giù. Qua c'è un'altra grotta, vediamo di cosa si tratta. Entriamo dentro. Abbiamo finito le frecce nel frattempo. Niente, là non possiamo andarci, quindi torniamo fuori. Sbaglio tasti. Ok, proseguiamo per di qua. Ah, è vero. Lasciate stare i serpenti se non avete... Se non avete frecce, perché come avete visto vi danno la scossa, quindi lasciamo perdere. Oh mio Dio, come si uccideva? Vabbè, niente. Andiamo su. Qui non c'era niente. Qua c'è una grotta, entriamo, vediamo cosa c'è. La canzone mi sembra una fata, vediamo. Esatto, la fata. Prendiamo. Ah, qua c'è un'altra porta, entriamo. No, qua non si può entrare. Niente. Possiamo uscire. Ah, sì, forse è qua. Dobbiamo scoperchiare là, ma per adesso non possiamo... Non possiamo aprirlo perché non abbiamo niente, qua è chiuso. Oddio, non mi ricordo la strada per... Ma vaffanculo. Un cuore? No, eh.
Vabbè. Niente cuori. Vabbè, andiamo avanti. Lasciamo stare sti co... Mamma mia. Prendiamolo. Sì, ottimo. Qua è un... Ok. Meno male. Seguiamo dritto senza fermarci. Ok, qua c'è un tempio, entriamo. Ok, però qua come si... Oddio. Usciamo un attimo, entriamo. No, forse qua non potevo andarci per adesso. Ah sì, ok, facciamo così e entriamo qua. Però se non sbaglio non si poteva continuare qua. Ok, qua ci libera l'acqua. Ah, là c'è un cuore, ecco. Trovato un frammento di cuore. Qua si torna là. Qua non c'è un cuore, questa fitta. Niente, solo soldi. Attenzione, mamma mia che rischio. Vediamo se c'è. Facciamoci curare, va. E qua siamo arrivati al punto appunto del castello, del tempio. Quindi dobbiamo proseguire per di qua. Aspetta, adesso che ci penso. Qua serve una cosa per entrare che adesso andiamo a prendere. Non possiamo passare perché serve. Ok, saliamo qua. E dobbiamo tornare vicino al villaggio, se vi ricordate. Ok, prendiamo il cuore. Via, 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 via. No, ho sbagliato strada. Vabbè, facciamo il giro per di qua. Da dietro, boom. Questo non sbaglio si poteva, ok. Altre fate, ma noi abbiamo pieni di cuori, vabbè. Qua le guardie intanto sono rinate magicamente. Ok. Andiamo giù. Sinistro. Qua lasciamo perdere le guardie. Ce l'ho tanto un cuore, molto bene. Qua saliamo per di qua. E dovremmo andare, vi ricordate la casetta qua, la biblioteca. Dobbiamo entrare qua.
Entriamo e dobbiamo prendere questo libro che c'è qua sopra, che servirà appunto ad entrare nel tempio. Hai trovato il libro di Modura, puoi usarlo per tradurre l'antica lingua di Ilia. Quindi avete capito, ci sarà da tradurre qualcosa davanti al tempio, perché sennò non possiamo entrare. In questa casa non mi ricordo cosa c'era, entriamo. Ehi Miki, sono così arrabbiato con mio fratellino che ha sigillato l'apertura verso la sua camera. Ci sta proprio bene. Apriamo questa porta. Rimettiamo l'arco. Ok. Ciao Miki, eri nella camera di mio fratello? Sai, sei ancora arrabbiato con me? Boh, non lo so, voglio chiedere. Se riesci a raggiungere la meta in 15 secondi ti faremo un bel regalo. Pronti, partenza, via. Non mi ricordo dov'era la strada giusta. Ah no, in 15 secondi no. Ha impiegato 27 secondi, non ce l'hai fatta, che peccato, perché non ci riprovi? Riproviamoci, dai. Adesso che mi ricordo la strada, magari ce la facciamo, proviamo. Dai. 14 secondi, ce l'ho fatta. Congratulazioni, ti do un frammento di cuore. Grazie. Siamo a metà. Ok, adesso possiamo tornare là al tempio. Al secondo tempio. E vabbè, però. Qua non possiamo passare, quindi dobbiamo fare tutto il giro perché ci servono i guanti, non possiamo tirare sui massi senza. Qua facciamo così. Ok, le guardie non ci possono rompere, andiamo per di qua. Andiamo giù. Dobbiamo andare qua. Ok, siamo nel deserto. Dai, su. Vabbè. Lì potremmo dopo leggere il libro. Non mi ricordo se possiamo andarci anche adesso, ma non credo. Si dovrà leggere più tardi. Non toccate quelle cose bianche perché sono delle mine, delle bombe. Entriamo in questa grotta. Dove ci sarà questo. Sì, è il libro di Modura. Con esso puoi comprendere la lingua di Ilia. Ma va. Qua c'è una porta che dobbiamo sfondare con le bombe. Perfetto. E ci sarà un forziere. Apriamo. Un altro frammento di cuore. Manca l'ultimo per avere un cuore in più. Usciamo.
usciamo da questa grotta. Ok, torniamo fuori. Facciamoci un giro per il per il deserto. Se non sbaglio, questi qua si potevano. Oh no. Forse mi sbaglio con Alundra. Vabbè, andiamo verso il tempio, che è questo qua. Madonna mia, che due coglioni questi uccelli, oh. Perfetto. Vedete che qua c'è la lingua di Ilia. Noi dobbiamo mettere il libro e cliccare. Se in vero vuoi procedere oltre, esprimi qui il tuo desiderio e ti sarà concesso. Vedete che Link esprime il suo desiderio e ci farà accedere dunque al castello. Perfetto. Possiamo rimettere l'arco o comunque l'oggetto che preferite e possiamo entrare dentro al tempio. Siamo nel castello di sabbia, al secondo tempio. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!